amici knitter, amiche knitter, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho in mente di parlare con voi di un sacco di cose e innanzitutto faremo un bel haul di filati, un bel haul praticamente due, e dopodiché parleremo un po' dei fatti miei e soprattutto della questione, di alcune questioni riguardanti i miei pattern, perché vorrei dei vostri consigli. Per cui, se vi interessa, restate sintonizzati e adesso sigla! Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Innanzitutto, volevo raccontarvi dei filati che sto lavorando in questo momento. Uno mi pare di avervene già parlato tempo fa, ma visto che sono già abbastanza avanti con il progetto, posso dirvi effettivamente le mie impressioni. E un altro invece, una new entry che però già conoscevo, quindi magari ne parliamo un po' qui insieme perché non ho mai fatto una recensione di questo filato. Dunque, cominciamo con il primo. Ecco il primo filato. Come vedete, sono dei colori bellissimi, grigio, blu notte e un verde giallognolo, insomma, veramente bellissimi. Si parla in questo caso della Tukuvul. Tukuvul che è una lana finlandese. Adesso apro lo spiegoncino ed è classificata come fingering, lana finlandese 100%. Per 50 grammi abbiamo 195 metri, quindi un filato di una grossezza che per me direi è ideale. Io lavoro sempre con filati di questo tipo. E con questi tre colori sto lavorando un maglione che presenterò per il workshop di Natale da Un Filo di a Karate Brianza ed è un progetto lavorato stranded top down. Un maglione, vedrete, è bellissimo. Seguite anche su Instagram, potreste avere già qualche piccolo indizio perché ho messo qualcosina per quanto riguarda come dire, l'avanzamento dei lavori, no? Cioè, ultimamente mi piace tantissimo questo tipo di lana. È un tipo di lana che sembra quasi un tipo Shetland, è una lana secca. Per cui non è una lana alla quale noi siamo abituati, molto morbida, molto scivolosa, è una lana secca, adattissima a fare progetti a colori, ma adattissima a fare qualunque cosa, secondo me. Naturalmente io difficilmente metterò questo progetto direttamente a pelle, a meno che non sia diventato abbastanza vecchio, abbastanza morbido, perché voi lo sapete, questo tipo di filati, man mano che si lavano, cioè più si lavano, più diventano morbidi. Io devo dire la verità, non sono mai riuscita ad ammorbidirli tanto da poterli mettere sulla pelle. Ho sempre bisogno di una camicetta, di una maglietta di cotone sotto che mi isoli un pochettino da questo ispidume. Ispidume che però a me piace moltissimo. Rispetto a tempo fa, dove ero abituata a lavorare quasi esclusivamente filati molto morbidi e molli, tipo il cashmere, che resta sempre e comunque per me al top della mia classifica, devo dire la verità, questo tipo di lane lo trovo estremamente, ma estremamente interessante. Per cui vi consiglio di provare a lavorare un tipo di questa di lane fatte così, no? Perché sono proprio le lane vere, cioè sono lane vere, sono bellissime. Vi consiglio di lavorarlo soprattutto se siete abituate a lane merino molto molli. Vedrete la differenza, vedrete che soddisfazione che vi darà. Io sono convinta. Ecco, noi siamo abituati a vedere in Italia molto spesso e quasi solamente lane estremamente morbide e molli, e quasi esclusivamente merino, se devo essere onesta. Sono pochi i produttori che propongono cose diverse, al limite troverete un po' un'alpaca che a tanti non amano perché è molto pelosa, del mohair, anche lì, insomma, diciamo che la scelta non è proprio vastissima, ma se sarete bravi a cercare, vedrete che troverete anche questo tipo di lane che vi daranno tante, tante, tante soddisfazioni, soprattutto se dovrete lavorare a colori. Hanno una resa veramente eccezionale. Provatelo, dopo mi scrivete, mi sapete dire se vi sono piaciute. Ci vuole un po', prima di apprezzarle, però provate, perché bisogna provare cose nuove, secondo me, ok?
Secondo filato, zuc zuc. Guardate che bellissimi colori. Questa è una lana molto molto tradizionale e la Mistral della Sesia, e come sapete, se mi avete seguito su Instagram e su Facebook anche nelle stories, sapete che è un nuovo acquisto. Adesso leggiamo lo spiegoncino. 100% lana merino fine, trattata irrestringibile, per 50 grammi sono 175 metri. Per cui diciamo anche questa è una lana piuttosto sottile e come grossezza è molto nelle mie corde. L'avevo già lavorata tempo fa per dei progetti cuore di maglia e devo dire che per quanto riguarda i bambini trovo che sia una lana veramente ottima. E nonostante sia trattata irrestringibile e quindi siliconata, lavorata con porcherie, robe varie che ovviamente la trattano irrestringibile e quindi lei deve essere per forza trattata così, nonostante questo, dicevo, il prodotto non è male, non è come altre lane merino trattate irrestringibili che diventano veramente enormi, perdono la forma, si smollicciano. È un gergo tecnico, capirete col tempo, e quindi diciamo che questo tipo di prodotto, cioè questa Mistral della Sesia, io la trovo tutto sommato non male. Non male, l'ho lavorata in passato, adesso la sto lavorando in questo momento e sto lavorando uno scialle che presenterò molto presto, tada, rullo di tamburi, a Pantigliate vicino a Milano, per cui se vi interesserà potete mettervi in contatto con Penelope Knit e ci vediamo lì direttamente e potrete toccare con mano anche questo prodotto. Naturalmente, no, ecco, stiamo parlando di un prodotto del tutto diverso rispetto a quello di prima. E la lana di prima è una lana lana, una lana vera. Questa è una lana merino che non è che non sia vera, ma con questi trattamenti perde gran parte delle sue proprietà. Se avete l'occasione di provare una lana merino non trattata irrestringibile, provatela, perché io quando l'ho fatto ho trovato un'enorme enorme differenza, per cui pur restando che la lana merino sarà comunque morbida, non avrà quell'aspetto un po' scivoloso e artificiale che è dato proprio da questo trattamento irrestringibile. Provate. Se sentite miagolare, c'è Alex fuori dalla porta che sta cercando di entrare con tutte le sue forze. Io tra un poco dovrò aprire perché sto sentendo che mi sta chiamando. Cioè, è follia. Vabbè. Ecco Alex, ecco, sei venuta dentro. Sei contenta adesso? Sei felice? Che brava questa gattina. Si è accomodata dove voleva lei. Lasciamola stare, ignoriamola, ignoriamo questa gatta, ignoriamola. Proseguiamo dicendo che per quanto riguarda i filati è finito qui. Quindi se di questo filmato vi interessava solamente la parte haul dei filati, direi che possiamo terminarla qui. Da adesso in poi io parlerò dei fatti miei, per cui regolatevi. Il secondo argomento di cui volevo parlarvi, dicevo, è il taglio di capelli e anche il colore. Io spero che vi piaccia, io ne sono entusiasta, mi piace un sacco la frangia, quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno esortato e incoraggiato a provare la frangia, sono contentissima di questa decisione e credo che la terrò almeno per un poco. Inoltre ho scurito i capelli perché ero veramente stufa di questo giallo sulle punte e credo che ricomincerò ad andare verso il mio colore, che è leggermente più chiaro di quello che ho adesso. Però poi questa cosa schiarisce e quindi va bene così. Se in questo periodo non sono stata tanto presente con i video e neanche su Facebook e neanche su Instagram, è perché sto lavorando veramente tanto sto continuando a lavorare veramente tanto, ma ho tanto lavorato durante tutto agosto al nuovo libro.
che uscirà, spero, presto, non prestissimo, perché siamo, diciamo, circa a metà del lavoro, quindi manca ancora qualcosina, dobbiamo ancora fare le foto, dobbiamo ancora tradurre tutti i pattern. Questo è un progetto al quale io veramente tengo tantissimo, ci ho lavorato tantissimo e vi posso dire che dopo averli finiti questi progetti sono fantastici, mi piacciono un sacco e non vedo l'ora di farveli vedere. Proprio sono impazientissima e vorrei tanto 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 che fosse già il momento di pubblicare, ma ancora non è, devo avere pazienza, però intanto volevo raccontarvi quello che sto facendo. Quindi se sono sparita, sono sparita per questo motivo. Adesso cercherò di essere un poco più presente perché la routine dovrebbe ritornare ad essere la solita. Un'altra cosa della quale volevo parlarvi e sono stata abbastanza in dubbio se farlo oppure no, però poi alla fine ho deciso per il sì perché mi sembra giusto, visto che parlo un po' di tutto in questo mio canale, di parlare anche di un aspetto della mia vita che non è sempre tutto rose e fiori, no? La mia vita a 360 gradi, per cui voi sapete che a me piace farvi partecipi un po' di tutti gli aspetti, no? Quelli molto belli ma anche quelli un po' meno belli. Tolgo il gomitolo ad Alex e ritorno subito. Questo è lo stato del gomitolo in 30 secondi di Alex. Alex, cattiva cattiva gattina, molto 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 cattiva, fila via di qua. Insomma, l'aspetto della mia vita del quale vi volevo parlare, del quale non sono propriamente soddisfatta, è la questione del mio peso, in particolare la mia forma fisica, no? Il discorso è che io ho sempre avuto un po' un rapporto conflittuale con il mio peso. Ci sono stati periodi della mia vita in cui sono stata veramente magrissima e metterò anche le foto un giorno, così se capirete che non mi sto inventando le cose ma che è realtà, e dove però diciamo che associata a questa grande magrezza io ero veramente molto molto infelice, e sono stati anche periodi brutti della mia vita nel quale io ero molto magra, per cui forse inconsciamente a me non piace tanto vedermi tanto magra, proprio perché associo il mio essere magra con dei momenti veramente molto difficili. A me non dispiace essere burrosa, curvi, diciamo, però mi sono accorta, soprattutto in quest'ultimo periodo nel quale mi filmo e mi fotografo molto spesso, mi sono resa conto che proprio il mio peso è andato leggermente fuori controllo, così se vogliamo essere molto diplomatici. Un po' diciamo che ho esagerato perché io adoro mangiare, mi piace mangiare, mi piacciono le schifezze, mi piace la cioccolata, non riesco a regolarmi, cioè non riesco a seguire una dieta nella quale il medico magari mi dice Valentina, va bene, dunque puoi mangiarti un quadratino di cioccolata fondente al giorno. È meglio niente in quel caso, perché io o mangio la tavoletta o mi sembra anche di non mangiare, capito? Per cui i 50 grammi di pasta per me non sono niente, quindi è veramente molto molto difficile per me stare a dieta. Nonostante questo devo dire che in quest'ultimo periodo sto incominciando con grandissima fatica a stare leggermente più attenta, a mangiare più frutta e verdura, a farmi gli estratti, a farmi i frullati, in maniera da incrementare un po' le vitamine, che diciamo sono la parte che forse mi entusiasma di meno, e spero tanto che questa cosa abbia qualche effetto. Non solo, devo dire che il fatto di aver fatto questa bellissima vacanza in montagna, della quale credo voi abbiate visto il vlog, mi ha veramente aperto gli occhi, nel senso che mi sono resa conto che non solo sono modella ciccia, ma sono anche fuori forma, nel senso che ho fatto anche abbastanza fatica a fare certe cose, mi mancava il fiato, ero molto molto affaticata, quindi ho pensato che quest'anno io cercherò di dedicarlo un poco di più a me stessa.
perché la maglia mi ha dato tantissimo e mi chiede anche però tantissimo, perché io veramente lavoro tanto, e ho pensato di rallentare un pochettino, che non vuol dire che io non andrò più in giro, non vuol dire che io non pubblicherò più i pattern, ma organizzerò un po' diversamente la mia giornata, quindi non è una cosa che poi influenzerà la mia vita nella maglia, ma magari sarò leggermente forse più assente dai social, per esempio, e mi voglio dedicare un poco di più a me stessa, voglio fare un po' di moto, voglio fare un po' di esercizio e credo che mi iscriverò in piscina, perché nuotare mi piace tantissimo e credo che sia la cosa migliore per cercare di mettere di nuovo in moto tutti i muscoli e avere anche un po' di più energia e avere anche con lo stesso nello stesso tempo maggiori risultati con un po' di controllo dell'alimentazione. Controllo dell'alimentazione che insomma io cercherò di fare, che però insomma voi lo sapete, insomma essendo golosa, essendo anche sempre affamata, per me è estremamente difficile. Quindi ho pensato che se magari riesco a fare un po' di più moto, le cose potranno essermi più d'aiuto. L'unica mia cosa è la preoccupazione per i capelli, perché adesso che mi sono appena fatti i capelli, andare in piscina ogni giorno, insomma magari non ogni giorno, ma io vorrei riuscire ad andarci quasi ogni giorno, spero che non mi ritroverò con i capelli verdi, perché il cloro sappiamo che è devastante per i capelli e quindi insomma vabbè, insomma vedremo come andrà. Insomma, questo per dirvi, incoraggiatemi, mi raccomando, ditemi che non devo mollare, sostenetemi, perché per me è importantissima questa cosa. Oltretutto, se dimagrirò, pensate che figata, riuscirò a lavorare molto più velocemente, ecco, e non sarò più la più grassa delle mie amiche, perché io ho tutte amiche magre, oltretutto, tutte amiche magre, tutte belle, tutte magre, perché Sabrina è magra, Donatella è magra, e oltretutto è anche super in forma perché fa aikido, fa un sacco di cose. Tiziana non fa niente, ma è bellissima e magrissima. Comunque, Sara non diciamo neanche, Valentina è magra, Vania poi vabbè, insomma vabbè, lei è anche più giovane, va bene. Ecco, per cui insomma io voglio dimagrire almeno un poco per stare meglio, quindi mi raccomando, datemi una mano, sostenetemi. E parlando di taglie, vorrei fare una riflessione con voi. Non metto sondaggi perché mi sembra abbastanza inutile e complicato. Vorrei discutere con voi di una cosa. Voi sapete che io tutti i pattern di maglie, maglioni, top, eccetera, li elaboro in tantissime taglie, dalla tripla XS alla tripla XL, 13, 12, 13 taglie. Mi sto domandando se effettivamente è necessario tutto questo lavoro. Questo lavoro mi diciamo che è mi fa piacere farlo naturalmente, se però viene usato questa cosa, no? Viene usata. Per cui mi domando se non fosse per caso più preferibile, bruttissimo, insomma, se fosse preferibile invece elaborare meno taglie, ma uniformarmi con lo standard di tutte le altre designer, di tutti gli altri designer del mondo, no? Che si come dire, che si sono stabilizzati su degli standard che sono quelli del Craft Council, ecco. Per cui cosa ne pensate voi? Continuo con 12 taglie oppure magari ne faccio 6, 7, insomma molte di meno, però adattandomi a quello che è lo standard generale. Io sarei abbastanza, come dire, sarei abbastanza propensa verso questa soluzione, anche perché mi rendo conto che effettivamente molto spesso le mie taglie non corrispondono esattamente a quelle che si trovano
negli altri pattern. Allora, visto che vorrei uniformarmi per quanto possibile, mi sono già uniformata per quanto riguarda l'inglese, io uso ovviamente tutti i termini che sono i termini standard, nei grafici uso i simboli standard, quindi adesso per quanto riguarda le taglie non sono ancora del tutto standard, magari ne sviluppo di più e c'è più varietà, però non so, mi è venuto questo dubbio da un po' di tempo a questa parte e visto che vorrei fornire sempre di più un prodotto sempre migliore, insomma l'italiano oggi questo sconosciuto, però l'idea è questa. Probabilmente io alla fine andrò a finire che mi uniformerò, magari metterò più taglie XL, capito? Visto che per me il fatto di fornire taglie XL è molto importante, no? Per cui magari non sono le 5 standard XS, S, M, L, XL, ma magari fornisco anche 2X, 3X, no? Per esempio. Però sono più uguali a quelle delle altre. L'italiano oggi ci fa un baffo. Quindi sappiatemi dire che cosa ne pensate voi, perché per me la vostra opinione è veramente molto molto importante e magari discutiamone nei commenti, discutiamone su Facebook, quello che volete. Bene, adesso diciamo che i prossimi giorni girerò anche dei video che mi avete richiesto e quindi i prossimi saranno quelli che vorrete voi. Sappiatemi dire se avete qualche desiderio particolare di trattare qualche argomento che vi sta a cuore, mi raccomando sempre nei commenti. Ora, se non vi siete ancora iscritti al mio canale, fatelo immediatamente, mettete un like a questo video, se vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!